Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io il vostro Dicore25 ed eccoci qui per un nuovo episodio di Dead Survival Island. Il numero non lo so, perché ho perso il conto. Vi voglio far vedere una cosa prima di uscire. Ecco. Sformiamo un po' di legno. E facciamo... Ah no, ho sbagliato. Allora, devo fare prima il libro. Dove ce l'ho il... Non ho la carta, vabbè, la produco io. Ok. Due libri. Devo farne ancora 5. Due. Ancora uno. Ok. Vediamo di la seconda libreria. Ok, questo è il riposo, il legno pure. Andiamo a prendere un po' di vetro. Vado a posizionare le due librerie. Mettiamole così. Sto cercando qua di fare una libreria. Ok, ora usciamo e andiamo a piazzare il vetro. Se non si è fatta già notte. Se no, devo dormire e poi ci andiamo il giorno dopo. E infatti è già notte. Perfetto. Qua ho messo due... Golem di ferro perché ogni tanto spawnano i mostri dentro la casa. Quindi loro mi dovrebbero in teoria difendere. Per quello che li ho messi dentro la mia casa. Ok, dopo che ci svegliamo la mattina andiamo a costruire ancora la casa di vetro. Che se non sbaglio era di qua. Non ricordo adesso. Se era di qua o dall'altro lato. Intanto c'è uno zombo. Ho scordato le porte della casa a casa. No, niente, fa ridere. Le porte della casa nuova dentro la casa. Però vabbè. Poi le prenderò. Ah, qua c'è ancora un cane. Ok. Se non affondo. Possiamo iniziare a chiudere la casa anche sotto. Dovrò uscire ogni tanto perché sennò soffoco. Come adesso. Intanto io sto giocando con la Faithful. Una texture che trovo molto carina perché non cambia la grafica di Minecraft ma rimane praticamente invariato. Però ne sto cercando una più bella. Anzi, se ne sapete me le dite, che mi fate un piacere. Dovrò entrare e uscire dall'acqua parecchie volte. Usciamo di nuovo. Spero di completare la casa più presto, ma è una roba lunga. Ok. Usciamo perché sto morendo. Ah, tra l'altro devo pure mangiare. Quindi è meglio che mangio. Un bel pollo. Due polli. Stavo morendo di brutto proprio.
se devo recuperare la vita. Perché se no è finita. Se no devo stare attento. Ok, usciamo. Perché non posso rischiare. C'ho pochi cuori. Usciamo ancora. Ci mettiamo un altro stack di vetro in mano. Qua, sbagliato pure. Usciamo perché se no muoio affogato. Io spero di completare almeno lo strato sott'acqua, così posso dal prossimo episodio cominciare a fare il pezzo sopra. Adesso non so quanto posso fare, faccio un altro, ma sì. Faccio un altro strato. Usciamo. Oltre a questo, vabbè, per tenere un po' occupato, volevo dire sempre di farmi le solite domande, i commenti, lasciare mi piace, iscrivetevi alla pagina Facebook. Spero che lo facciate, qua sto morendo ancora. È una roba veramente frustrante. Passare sopra e sotto. Cerco di fare il più possibile. Devo uscire adesso, devo uscire, devo uscire, devo uscire che sto morendo. Ok, dopo questo strato qua la chiudo. La chiudo la casa, cioè chiudo il piano. Sotto il pavimento, sotto i miei piedi. Quindi è l'ultimo strato in cui rischio, dovrei rischiare la vita, perché dopo non dovrei più rischiarla. Perché chiudo definitivamente. Intanto non ho contato quante volte ormai ho rischiato di morire in questo episodio, perché veramente ci sono andato vicino tantissime volte. Tanto il vetro qua non mi basterà per niente. Qua dovevo fare la porta. No, quindi il vetro non devo metterlo qua. Qua no. Poi la porta. Non ho neanche un blocco, vabbè. Beh, adesso la chiudiamo. Ci vorrà veramente un'infinità di vetro, perché adesso devo chiudere tutta la casa e poi devo fare gli altri due piani in superficie. Ok, tra l'altro non so quanti stack c'ho ancora di vetro, però ce ne ho parecchi. Adesso il fatto che posso camminare è diverso. Perché almeno camminando sul vetro che ho già piazzato, rischio di meno. Avevo appena detto che rischio di meno. Ah, mi rimangono solo 3 stack. Ok. Almeno il pavimento lo voglio finire in questo episodio, così posso dire di aver fatto almeno una cosa. Cioè il piano sommerso. Intanto sto morendo, devo uscire. Devo uscire perché, tra l'altro, ho solo 2 cuori. Ah, perché devo mangiare. Non recupero cuori. Questa cosa d'aria praticamente l'ho sprecata solo rompendo gli errori. Ok, saliamo. Sì, perché ogni tanto si blocca anche il tasto, quindi perfetto.
Ok. Il video prima... ecco, ho sbagliato ancora, vabbè. Usciamo. Il video prima di questo dovrebbe essere il tutorial del cobblestone, quindi spero sinceramente che il video vi sia piaciuto. Lo so che alla fine i generatori di cobblestone li sanno fare tutti, però ho voluto fare un video per la rubrica tutorial. Rubrica, la... sì, rubrica di video dei tutorial. Ho iniziato quella con quello con i cobblestone, generatori di cobblestone che sono i più semplici. Quando devo poi rompere il vetro sott'acqua è la cosa più brutta. Ok, usciamo. Mi sa che non ce la farò col vetro a finire tutto il pavimento, quindi dovrò andarla a prendere ancora. Ah, è giorno, perché da sotto l'acqua sembra notte. Quindi se io guardo da sotto l'acqua mi sembra sempre che sia buio. Invece siamo ancora a giorno. Quindi beh, il problema del buio non c'è. Non si presenta ancora. Come dicevo prima, però dovrò uscire per prendere... a parte per prendere aria per non morire, per prendere altro vetro. Perché se no... non posso finire, ecco, infatti è finito il vetro ufficialmente. Adesso torno, vado a prendere anche le porte così le possiamo mettere e i blocchi dove appoggiare le porte, perché qua non si possono appoggiare le porte. Devo prendere del legno, userò il legno di betulla dove appoggiare le porte. Che è... oppure della... potrei... prendiamo 4 blocchi di... 1, 2, 8 ne devo prendere. 3, 4, 5, 6, 7... e 8. Lo tolgo anche quello perché non mi piace com'è. Ok, torniamo a casa. Prendo altro vetro e finiamo il pavimento e poi metto anche le porte, quindi prendo anche le porte. Perché intanto che sono giù, vado a prendere pure le porte. Ok. Scendo giù, tanto mangio. Perché non ci penso mai, ma devo anche mangiare perché sennò non sopravvive il tipo, il mio personaggio. Ok, ora mi devo lasciare due per le porte. Ok, andiamo su. Andiamo a finire questa benedetta casa. Se non viene già buio, ok, forse devo andare a dormire. Dormiamo e poi la mattina andiamo a completare la casa. Ah, tra l'altro non ho fatto la cosa che mi serviva. La faccio qua, sì, ce l'ho. 2 di quello che mi serviva. La... come si chiama? Vabbè, quella con la sabbia compatta, non mi ricordo il nome. Arenaria, ecco. Andiamo verso la casa. Che è di là, non si vede perché essendo di vetro da lontano non si vede, anzi proprio per niente. Ah no, ecco, è nascosta dagli alberi. Quindi andiamo qua, metto 2 blocchi di arenaria e poi sopra ci appoggio le porte e poi finiamo il piano. Ok, sì, vabbè, l'ha messa storta la porta. Ci si mette tutto, ci si mette contro. Anche le porte che si mettono storte. Le porte storte. Ok. Vabbè, sa, si è messa storta. Sarà per il bug delle porte che ho riscontrato. Ok, chiudiamo qua intanto il pavimento. Così abbiamo finito. Usciamo perché devo prendere l'ultima aria. E poi direi che quindi il piano sotto l'abbiamo finito. Bene. 2 d'aria, ma devo finirla qua. Se no non torno su. Ecco, ora posso tornare su. Ho finito il pavimento sotto. Questo coso qua lo possiamo togliere. Quindi adesso poi la prossima mi innalzerò.
Risolvo questa roba della porta perché sono bruttissime viste così. Mi innalzerò e faremo i piani sopra. Però adesso il piano sotterraneo l'ho fatto. Mancano i piani sopra che dovrebbero essere uno piano sopra e quello ad altezza normale. Quindi adesso torno in casa. Vabbè, posso già dirvi le solite cose. Allora, lasciate mi piace come al solito al video e a tutti i miei video. Iscrivetevi al canale. No, commentate in tanti come al solito e iscrivetevi al canale. DadiCore25 per questo nuovo video di Dead Survival Island. È quasi tutto, siamo praticamente, diciamo, neanche a metà dell'opera della casa perché ci vuole ancora molto. DadiCore25 per tutto. Non mi resta che concludere con la frase dell'altra volta. Iscrivetevi, iscrivetevi e iscrivetevi. Alla prossima ragazzi, ciao ciao.